Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, mi fa piacere trovare un pubblico così effervescente e devo dire che è un momento molto bello perché siamo contentissimi di aver potuto invitare, di avere qui uno degli esperti più autorevoli che parla proprio dei temi che stanno a cuore a noi come associazione Isolina E e alla rete di scuole di prospettiva famiglia. È per questo che insieme abbiamo voluto organizzarlo, proprio perché siamo convinti che il punto fondamentale per riuscire a prevenire, ad andare contro quelle che sono le violenze che voi vedete ogni giorno sui giornali, sulle donne, no? È una cosa impressionante vedere ogni giorno, ogni altro giorno una donna uccisa dal marito, dal compagno, dal fidanzato, dall'ex, e sempre con questo copione: lei voleva lasciarmi e io l'ho uccisa, sei mia e devo di nessun altro, e quindi sei il mio possesso, io ti uccido. Ora, questa cultura qui del possesso, del potere, degli uomini sulle donne, è una cultura che purtroppo tutti noi condividiamo, e contro questa cultura tutti quanti noi possiamo e dobbiamo fare qualcosa. Ed è per questo che nel 2013 un gruppo di persone normali che vivono nella vita normale, che non si occupano particolarmente di cure nei confronti delle donne che hanno subito violenza o che sono in pericolo, ma è proprio questo fatto di dire: noi come facciamo a dire basta? Ognuno dove lavora, dove vive, dove opera, con i suoi amici, con la gente della sua palestra, con la gente che frequenta, che frequenta il bar, non so, nel lavoro. E quindi per questo abbiamo fatto nascere questa associazione che si chiama Isolina. Noi pensiamo che la cosa più importante da fare per cambiare questa mentalità è partire dall'educazione, e quindi siete voi le persone importanti, sono i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che possono crescere più liberi da tutte queste mentalità, con tutti i pregiudizi, con queste idee preconcette che poi si va a vedere nella realtà non sono vere, sono delle cose che magari ci tramandiamo, che pensiamo che siano dei modelli, dei ruoli che sono così formalizzati, ma che non è neanche vero. E allora quello che tutti quanti noi possiamo fare per cambiare questa cultura è cominciare a pensare a pensare diversamente, ad avere rispetto delle differenze, a pensare che deve esserci una vera parità fra gli uomini e le donne, i maschi e le femmine, che non c'è nessuno che è superiore e uno che è un po' inferiore, uno che può comandare, una che deve obbedire, una che è tutta quanta emozione, quell'altro che è tutto razionale, una che è tranquilla. Cioè, questi sono dei modelli, degli stereotipi, diciamo, che vanno distrutti, perché abbiamo la nostra intelligenza, abbiamo la capacità di pensare con la nostra testa ed essere tutti quanti più liberi. Ognuno vuole scegliere la propria vita ed è giusto per i maschi, per le femmine, per gli uomini e per le donne. Allora siamo partiti leggendo questi libri. Questi libri ci sono piaciuti tantissimo, sono dei libri scritti apposta per i ragazzi e per le ragazze, che affrontano tante tematiche che riguardano proprio questo problema della crescita, della ricerca della propria identità, della capacità di relazionarsi con gli altri, di avere capacità di dominare le proprie e di esprimere le proprie emozioni, quindi di crescere bene su queste cose. E io vi consiglio di leggerli perché sono belli, sono simpatici, anche con la scrittura, ci sono degli esempi, ci sono degli interventi delle figlie, dei figli del professor Pellai, per cui vi riconoscerete senz'altro. E a questo punto io gli passo direttamente la parola e vi ringrazio tantissimo per essere qui. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Alberto e
oggi sento proprio il privilegio, oltre che la responsabilità, di parlare a così tanti ragazzi e ragazze. Io a casa ho 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, Jacopo che ha 16 anni, Alice che ha 13 anni, Pietro che ha 10 anni e Caterina che ha 8 anni, quindi ho una certa abitudine, ecco, ad avere conversazioni domestiche su tantissimi temi, e di mestiere faccio lo psicoterapeuta. In particolare mi occupo proprio di età evolutiva, e quindi di nuovo il privilegio a volte di ascoltare le storie più affaticate di ragazzi e ragazze che hanno la vostra età, e mi ha sempre molto colpito come questa è un'età incredibile, no? Dove costruiamo la nostra identità, costruiamo noi stessi, sogniamo, speriamo, investiamo sul nostro futuro, sia anche invece un'età molto molto complessa, dove si fa davvero tanta fatica a mettere insieme quello che ci succede dentro, nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni, nel nostro cuore, nel nostro corpo, no? Che lo vedete quanto cambia, quanti messaggi ci manda, a volte quanti problemi ci dà, e tenere insieme il nostro dentro con tutto quello che sta fuori, i messaggi forti, intensi, che a volte ci fanno sentire inadeguati, che ci arrivano da fuori, per esempio dal mondo dei media. Vedremo una serie di video oggi, proviamo magari a fare delle riflessioni insieme. Quando ho scritto Pupi e Pupè, ero davvero colpito tanto dal fatto che ai ragazzi, per esempio, guardavo tanto poi i video rap e ascoltavo la musica rap, che anche a casa mia i miei figli piace tantissimo, e mi rendevo però conto che tante volte quel potere della parola di tanti rapper, che sono soprattutto maschi, trasformava davvero la relazione tra maschi e femmine un po' in una relazione di potere, dove il maschio ha quel codice lì, quel copione lì. Guardando i video, tra l'altro, a volte dei rapper, rimanevo davvero colpito da un po' da quanta disparità ci fosse tra il raccontare il maschile e il femminile, e tra quanto le ragazze, per esempio, dentro a molte canzoni o video dei cantanti rap, fossero proprio un po' un elemento decorativo, un elemento a disposizione. Non che questo sia giusto o sbagliato a priori, però c'era proprio un po' un copione da Pupi e Pupè, nei video tantissimo il prototipo della pupa col corpo perfetto, abbastanza disponibile, e lui un po' lì con quella potenza che gli derivava dal suo ruolo di poterne fare un po' quello che voleva. Allora questa cosa mi ha molto colpito, ma poi pensando e leggendo per esempio una delle saghe che è piaciuta tantissimo alle ragazze, che è la saga di After, io non l'ho letta tutta, che magari molti di voi hanno proprio, si sono emozionate, no? Sono entrate in quella vicenda. Verificavo però di nuovo come lì dentro ci fosse molto il copione di Armin, bello e dannato, con questa modalità, no? di essere davvero subito attraente, subito da far perdere la testa a Tessa. Però per esempio guardavo nel primo volume, che l'ho letto tutto, quasi una volta su due, dopo che loro sono stati insieme nell'intimità, perché fanno un sacco di cose sessuali dentro a quel romanzo, e anche questo mi ha davvero colpito tanto, lei esce dalla stanza piangendo, esce dalla stanza dicendo mai più con lui, per poi ritornarci. Da lì a 15 pagine tutto il ciclo si ripete uguale. Mi domandavo davvero come era possibile che in questi tempi, no, dove riflettiamo tanto su maschile e femminile, che cosa fa davvero bene in una coppia, un ragazzo certamente bellissimo, ma molto instabile dal punto di vista emotivo, morale, eccetera, riuscisse a tenere in campo una ragazza certamente molto intelligente, che però oggettivamente era davvero tanto maltrattata in quella che lei definiva la propria relazione d'amore. E dentro a quell'alchimia tante volte mi sono proprio domandato, ma qual è il dizionario proprio emotivo, affettivo, sentimentale che a volte ci costruiamo nelle nostre narrazioni condivise, nelle storie che ci raccontiamo. Ho poi un po' riflettuto anche su tante piccole storie, no, che, su cui ho lavorato come terapeuta. Ho visto davvero ragazze prendere dei gran ceffoni dal loro ragazzo per poi dire a se stesse, beh, però me li dà perché mi vuole bene.
sei geloso perché io magari ho mandato un messaggio, un SMS a un altro ragazzo, ecco, quella è la dimostrazione che mi vuole davvero bene. E l'altro aspetto è, ho sentito ragazzi giustificare, no, quella cosa che stavano facendo, nella logica di, beh, in fin dei conti è perché l'amo, se non mi interessasse stia certo che questa cosa qua non la farei mai. E in generale poi, avendo questa fortuna magari di incontrare ragazze e ragazze, di confrontarmi anche con tante differenti storie, cioè mi rendo proprio conto che a volte facciamo fatica a riflettere su qual è il potere personale che noi abbiamo, non solo nella nostra vita, ma anche nelle nostre relazioni, ma anche nella nostra comunità, nel nostro gruppo. Adesso dico una parolaccia, per cui magari domani ti dico sui giornali, perché raccontano che parlando ai ragazzi quello usava le parolacce, però dico una delle parole che a me, nella mia testa di maschio, di uomo, di papà, di marito, quando la sento rivolta a una ragazza o a una donna, ecco, per me è proprio come un pugno dentro, mi sembra un modo tremendo di trattare le persone. Poi cercherò di spiegarvi perché mi colpisce tanto l'uso di questa parola, che è la parola troia. È una delle parole peggiori che gli uomini, ok, possiamo, per me non è un problema se ridiamo, paralizziamo i termini, io uso i materiali oggi e uso la conversazione che ho con voi oggi nella logica proprio di incontrarci su un livello alto, cioè un livello che non è quello dei bambini che si sentono la parola cacca e pipì immediatamente si mettono a ridere. È chiaro che oggi parlo a una parte vostra, del vostro cervello e della vostra vita che ritengo alta. Ecco, la parola troia è sempre stata usata nel peggiore dei modi dai maschi nei confronti delle donne, per raccontarle nel peggiore dei modi, quindi proprio per offenderle. Una parola che parla delle donne nello stesso modo in cui si può dare un pugno in faccia a una donna, per maltrattarla e trattarla male. Quindi una parola che, se io penso a casa mia, i miei due figli maschi, quello che mi aspetto da loro è che non la usino mai nei confronti di nessuna donna. Lavorando tanto con le ragazze, per esempio, mi è capitato di vedere le conversazioni WhatsApp che hanno distrutto il senso di serenità di alcune ragazze. Ecco, quello che mi ha colpito è che è una delle parole più usate dalle ragazze nei confronti di altre ragazze, cioè una parola che fino a 10-5 anni fa era proprio uno di quei sassi che i maschi buttavano contro le donne per fare a loro male e distruggerle. In questo momento è forse usata più dalle ragazze nei confronti di altre ragazze, avendo io proprio lavorato con ragazze vittime di bullismo e in modo particolare di cyberbullismo, perché i gruppi WhatsApp permettono di dire velocemente degli altri tutto quello che vogliamo, tanto non ce li abbiamo di fronte, ed è facile, no, lì dentro costruire comunità che sono cooperanti nella distruzione dell'altro e non nella promozione o nella protezione dell'altro. Devo oggettivamente dire che la parola troia l'ho vista molto più usata dalle ragazze che dai ragazzi nei confronti di un'altra ragazza, e quindi è un po' da qua che parto. Ma noi davvero che cosa vogliamo per la nostra vita e per il nostro genere? Cioè noi maschi, che cosa vogliamo nel mondo degli uomini nel momento in cui ci dobbiamo interfacciare col mondo delle ragazze e delle donne? Cosa vogliamo pensare e cosa vogliamo che gli altri pensino, per esempio, della ragazza che abbiamo di fianco? Quali sono gli aspetti che andremo cercando dentro una relazione? Ma allo stesso modo dico a voi ragazze, cioè che cosa andate cercando nella vostra fondamentale necessità di affermare pari opportunità, pari poteri, pari diritti e pari doveri dentro una relazione? E qual è davvero il potere che avete, no, nel vostro essere appartenenti al genere femminile? Cosa vuol dire tutelare il nostro genere, il nostro essere appartenenti al genere femminile in questo momento
dove è davvero così facile prendere tutto, distruggere tutto, essere un po' artefici della propria autodistruzione. Quindi in generale i pensieri, non è che posso fare molto in un'ora con voi oggi, guardando alcuni materiali, vi vorrei far vedere alcune cose tipiche che succedono, perché non possono non succedere, se anche a volte molto maldestri all'interno di un gruppo. E quello che vorrei farvi sentire non è tanto come difendermi, che cosa vuol dire mettermi in salvo, quando qua è importante anche quello, ma in realtà cosa vuol dire come difenderci, cioè sentire che il gruppo è una dimensione che deve sostenere la crescita di tutti e che io ho una corresponsabilità forte nei confronti delle altre persone. Una delle cose su cui io ho parlato di più con mio figlio Jacopo l'anno scorso, perché mi aveva davvero colpito tanto e un po' indirettamente mi ci sono trovato coinvolto per lavoro, è stato il caso della signora di 30 anni che aveva girato un film pornografico di se stessa con un altro uomo, quindi decisamente 3 minuti di comportamento online, diciamo così, molto molto pericolosi. Se io dovessi fare prevenzione, uno dei messaggi che rinforziamo oggi è che noi siamo responsabili e artefici di quello che facciamo della nostra immagine dentro alla nostra vita online, e quindi bisogna essere incredibilmente autoresponsabili, e lei è stata decisamente irresponsabile. Dopo che ha girato questo video, lo invia a 5 persone per lei di fiducia, no? Quindi fa questa cosa dove in qualche modo probabilmente vuole farsi vedere, un po' provocatoria, molto esplicita, sessualmente disinibita, ma dentro a un microcosmo, cioè un microsistema di cui lei pensa di intuire tutte le caratteristiche, tra cui credo anche il tema della fiducia. Nel giro di poco tempo il suo video diventa un video virale, quindi visto da centinaia di milioni di volte, e lei diventa per sempre la donna di quei 3 minuti, non una donna che ha fatto in 3 minuti un errore, ma quei 3 minuti diventano tutta la sua vita, congelano per sempre la sua identità. Cioè al di fuori di quei 3 minuti lei poi ha fatto milioni di cose, ci sono state molte narrazioni delle persone che le volevano bene, dicevano era quella roba lì, quella è stata quella cosa di quei 3 minuti, ma tutto il mondo nel momento in cui ha dovuto parlare di lei ha parlato solo di quei 3 minuti della sua vita. Per un anno ha combattuto per avere il diritto all'oblio, lo chiamavano, a cancellare i 3 minuti della sua vita che l'avevano fatta diventare quella roba lì, e non c'è riuscita, quindi si è tolta la vita. Parlando con mio figlio Jacopo, dicevo, per me questa è proprio una storia tremenda, perché ci sono centinaia di milioni di persone, tra l'altro molto parodiata dagli youtuber. Lui a un certo punto mi dice, ma io non avevo visto il video di questa signora, però ha visto il video di tanti youtuber che avevano fatto la parodia del suo video. Ha detto, io quello lì l'ho visto. E io lì mi sono fermato perché gli ho proprio detto, ma sai Jacopo che noi dobbiamo un po' riflettere, no, su questa cosa, cioè quello che hai fatto tu è esattamente quello che lei voleva che nessuno facesse più con lei. Cioè quando lei si è tolta la vita, si è tolta la vita non per quello che aveva fatto lei, e aveva riconosciuto da subito che era la peggiore delle cose che poteva fare, ma quello che tutti gli altri avevano fatto di quel suo momento, compreso gli youtuber, compreso ragazze e ragazze che guardando gli youtuber poi avevano messo centinaia e migliaia di commenti sotto alla sua parodia. Quindi effettivamente mio figlio è rimasto molto colpito, mi ha detto, ma mica lo uccida io, nessuno uccide nessuno per esempio nella vita online, ma come noi lavoriamo sull'identità, sull'essere, sul mondo profondo delle altre persone, certamente ci rende corresponsabili del lavoro che, e poi direi proprio della civiltà con cui noi riflettiamo sulle persone. Ho preparato alcuni video e il primo video che vorrei farvi vedere è proprio la scena iniziale di un bellissimo film che
presumo molti di voi hanno visto, che è Io non ho paura.
faccia, ma vi fa entrare nelle teste delle persone che sono lì, che sentono grande il bullo, che sente il suo potere, che deriva dall'umiliazione che ha inflitto alla ragazza. Ognuno di loro in quella testa sente esattamente che quello che sta succedendo non va bene, e ognuno di loro sente che potrebbe avere il potere di cambiare qualcosa, e nessuno cambia niente. Lo fa Michele. Michele, quando dice sono arrivato io ultimo, cambia completamente il copione di quello che sta succedendo, si prende una responsabilità. E quello che scopriamo è che Michele è anche quello che, quando tutti volevano vincere e arrivare prima, l'avete visto alla corsa nel campo di grano, lui era in testa. Sua sorella, la più piccola di tutti, lo chiama e dice: io ho perso gli occhiali. Lui ha due possibilità: farsi i fatti suoi, vincere, io sono questo, tornare indietro e aiutare la sorella. È chiaro che ci vuole fegato, è chiaro che vuol dire avere non in testa la dimensione della potenza, ma avere in testa un altro concetto, che è la dimensione della competenza. È tutta un'altra cosa, perché non vuol dire essere muscolari. Il potente è quello che corre più veloce, i muscoli più potenti arriverà tutto. Quello decisamente dà forza e fa paura alle altre persone, ma la competenza è invece una miscela di tante altre cose, non sta solo nei muscoli, sta nel cuore e sta anche nel cervello. Vi faccio vedere come un ragazzo ha raccontato la sua esperienza di bullismo cronico proprio all'interno della sua scuola. La sopraffazione e le prepotenze ripetute e continuate rivolte da alcuni studenti verso compagni che non riescono a difendersi prendono il nome tecnico di bullismo. Si va dalle prese in giro agli scherzi più umilianti nei confronti di ragazzi o ragazze in difficoltà, fino alle minacce o alle percosse. Non si tratta quindi di cose che normalmente avvengono tra ragazzi, come scherzi o politici, ma di azioni oppressive che provocano sofferenza, paura e ansia. Mi piacerebbe che tu ci dicessi come ti senti tu insieme ai tuoi compagni. Male. Male perché? Perché parliamo in giro, si chiamano così. Ripetutamente? Sì. 4 anni. 4 anni. Ci tirava la cinta, no? È l'unico modo per finire la scuola, ormai sono già 4, non posso andare indietro. Le cose non sono cambiate mai dal primo al 4 anno? No. Ma c'è qualcuno in particolare che insiste, oppure... Sì, sono 2 o 3. Vanno in giro, dici qualcosa, rompono, sai, queste cose qua. Sai, sono buono, ma poi se mi minacciano cosa fanno? Non fanno niente, perché... Per me mi sono riferito, se cominciano loro. Ma tu come le dici di solito quando ti prendono in giro? Gli dico qualcosa, ti smettono. E ti ho visto completamente impassibile, cioè non sì, faccio finta di fregarmi. Faccio finta, però. Finiamo dentro. Ma niente. E secondo te perché tra i diversi compagni che ci sono proprio con te se la prendono? Ma anche con l'altro, no? Io non ti vado a prendere loro, non mi si rilassi di più. E non c'è nessuno che prende le tue difese? No, ma meno male sono tutti così. Cioè, non c'è nessuno che ne fosse l'altro. E secondo te gli insegnanti si accorgono di questa cosa? Sì. Cioè, dicono qualcosa, certi, finiti niente, poi scrivono, credo, non lo so. Comunque se ne sono accorti. E cosa ci vuole per darti una mano? Ah, non lo so. Un miracolo. Mi dicono, cambia carattere, poi come faccio? Quando ho carattere, quello non ci posso fare niente. Io. Ho detto, allora se fosse fatto il mio carattere, invece che per star male non lo cambierei. Cioè. Usare a scuola ogni giorno, che dovrebbe essere proprio un'azione di promozione della nostra vita, si va a scuola per crescere, per diventare, per aumentare il nostro sapere, il nostro saper fare, il nostro saper essere. Per cui ogni giorno significa entrare a scuola nella logica di sopravvivere. Il pensiero forte con cui entra in classe, a scuola, ogni mattina, e speriamo che finisca in fretta, che quindi io torno a casa e in qualche modo mi sento di nuovo al sicuro. Questa cosa qua non la fa solo il bullo, con lui erano 2 o 3, questa cosa qua la facciamo tutti.
In fin dei conti è davvero facile identificare dei target, dei bersagli, che come il tiro alle freccette colpiamo loro, magari ci mettiamo in salvo noi, prendiamo loro e tutto il resto, se non altro, sappiamo verso cui direzionare quella paura profonda che magari abbiamo anche noi di non essere belli abbastanza, considerati abbastanza, popolari abbastanza. Si diventa popolari in fretta e a fare una bella squadra tutti uniti che ridono di qualcuno, ok? Abbiamo una corresponsabilità e magari dentro profondamente sentiamo che questa cosa non ci va bene, non ci piace, ecco, dobbiamo cambiare, possiamo parlare, abbiamo potere d'azione. Devo dire che il genere, proprio il maschile e il femminile, spesso è proprio perché in questa fase della nostra vita, cioè tra i 13 e i 16 anni, è davvero tanto importante riuscire progressivamente a sentire che sappiamo progressivamente capire chi siamo, che maschi siamo, che femmine siamo, che valore abbiamo di fronte agli altri, allo sguardo degli altri. Spesso è in automatico provoca a volte il puntare il dito, penso alle ragazze, non c'è bisogno di spegnere la luce, provate, perché dura 30 secondi questo video, provate a vedere questo video qui. Costantemente a confronto con gli occhi degli altri che scrutano, comparano. È importante dire a voi ragazze che ogni giorno voi vedete una quantità di immagini di volti e corpi femminili che sono intanto tutte false. In questo video è proprio finalizzato a farvi vedere che su ogni immagine pubblica che un po' costruisce lo standard della bellezza verso la quale vi dicono di tendere, ecco, quell'immagine è il risultato, ci sono 250 ritocchi qua, a partire dal volto originale, più della metà fatti sul reale, l'altro restante fatto sull'immagine completamente deformata, ecco. E chiaramente, no, quando uno vede un'immagine come quella poi esposta o sulla rivista, dice: ma quella è bellissima, avete visto? L'originale è bello uguale, ma non è bello in quel modo lì, perché quella roba lì è una roba irraggiungibile. Ed è anche incredibile come il tema della magrezza sia stato un tema potentemente portato nel mondo delle ragazze, costruendo un sinonimo di magrezza uguale bellezza. Facendo il mio mestiere, facendo ricerca, una delle cose che mi ha colpito tanto è proprio una valutazione su migliaia di ragazze, molte delle quali normo peso proprio in base agli indicatori medici. Durante le interviste, quando a queste ragazze normo peso veniva chiesto: ma tu rispetto al tuo peso adesso cosa vorresti fare? Una su due diceva: io voglio dimagrire e ho in corso qualcosa di attivo per dimagrire. Dopodiché c'era il gruppo delle sottopeso, quindi quelle clinicamente a cui il medico dovrebbe dire: aumenta un po' il tuo peso. Una
una su tre dichiarava che aveva in corso attivamente strategie per perdere peso. Quindi il concetto è entrato dentro potente, no? Nel loro progetto di crescita intorno al corpo, era dimagrire un corpo proprio in quella fase della vita in cui invece il corpo va molto tutelato, va molto sostenuto, va davvero nutrito. Parlando di cibo con le ragazze, dico il cibo nutre, è con la restituzione che spesso ho avuto dalle ragazze più in difficoltà rispetto al loro peso corporeo, tutto mentale, cioè erano magrissime, era che il cibo ingrassa, non il cibo nutre. Quindi tutto un lavoro fatto intorno al cibo per denutrirsi, se ci pensate bene, provate a guardare anche un po'. Siamo partiti dall'idea del femminicidio, cioè è chiaro che se voi vi siete tolte peso da addosso, se voi vivete in un costante bisogno di calorie e di energie, il vostro corpo sarà magro ma sarà anche debole, il vostro corpo sarà un corpo che ha dentro proprio un vissuto, una sensazione parecchio di impotenza. Poi è interessante invece vedere qual è il codice o il canone del corpo che viene proposto ai ragazzi. Tra i 16 e i 19 anni un ragazzo su tre va in palestra a rinforzare, no? il suo apparato muscolare. L'idea è che un corpo maschile, il codice del corpo maschile, è un corpo potente in termini proprio di muscolarità. Adesso provate un po' a mettere di fianco proprio solo due corpi, di cui uno potentemente muscolarizzato, che è quello del maschio, uno invece potentemente indebolito e diminuito, che è quello della ragazza. E provate a immaginare che in quel momento lì, dentro a uno scontro, dentro a un conflitto, dentro a una fatica, loro devono sentirsi pari, pari risorsa, pari opportunità, pari modalità. E provate a immaginarvi quanto la violenza fisica, il senso di impotenza e di debolezza pesa, per esempio, all'interno di una storia di femminicidio, dove è la violenza fisica, la violenza muscolare, l'aggressione su un soggetto che si percepisce impotente, quello che fa fuori l'altra persona. Allora il mio invito è proprio un po' questo, no? Provare a riflettere se alcuni dei copioni che ci arrivano da di fuori, che costruiscono i codici, che costruiscono i generi, che costruiscono gli stereotipi, sono realmente fatti a mia tutela, servono a me o servono a qualcun altro, servono a qualcos'altro. Vi farei vedere come quest'idea proprio dell'indebolire, no? il femminile, del prendere un po' in giro la competenza. Che cosa significa per te correre come una ragazza? Ok, quindi, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Ok, fammi vedere come corrono le ragazze. Show me what it looks like to fight like a girl. Fammi vedere cosa vuol dire combattere come combattono le ragazze. Now throw like a girl. Buttare una palla come la buttano le ragazze. Allora, a questo punto loro fanno un altro esperimento, fanno esattamente le stesse identiche domande invece a delle bambine della scuola primaria. Guardate. My name is Dakota and I'm 10 years old. A 10 anni si chiama Dakota. Fammi vedere cosa vuol dire correre come una ragazza. Throw like a girl. Lanciare come una ragazza. Fight like a girl. Combattere come una ragazza. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Correre più veloce che puoi. So do you think you just insulted your sister? No. La domanda adesso diventa: da quando dire di fare qualcosa come lo fanno le ragazze è diventato un insulto, un modo per prenderle in giro? Quindi l'intervistatrice chiede a lui, che aveva fatto tutte quelle, aveva raccontato un po' il correre come le ragazze in quel modo, gli dice: ma tu volevi per esempio insultare tua sorella? Io parlavo delle ragazze in generale, non di mia sorella. Actually, I don't know what it really if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone. E lei dice, guardando quelle immagini, io sento so when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because
during that time they're already trying to figure themselves out. Succede and when somebody says, like, oh, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, hit like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. Somebody else says that running like a girl, or kicking like a girl, or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing. That's their problem, because if you're still scoring and you're still getting the ball on time and you're still being first, you're doing it right, no matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run adesso che le hanno fatto pensare, gli dicono rifare i gesti che avevi fatto prima, come li fanno le ragazze. Why can't run like a girl also mean win the race? Immagine, perché qua il progetto del maschio fondamentalmente è andare al nightclub a guardare le donnine, cioè, e le donnine del nightclub tra l'altro non hanno neanche diritto a essere guardate in faccia. L'altra parte di femminile che viene raccontato dentro a uno spot pubblicitario di questo tipo è a che cosa servono le mamme, fondamentalmente un po' essere prese in giro dei maschi a lavare i piatti. Maschile e femminile proprio raccontate con una modalità che dovreste, io a me stesso come maschio mi dico, questa è proprio una brutta narrazione su di me, non è quello l'unico obiettivo che ho nella vita e su cui faccio scema mia mamma, ma allo stesso tempo potrebbe essere che questa cosa è un po' fastidiosa anche per le ragazze di chiederei in questo senso di riflettere, lo guardiamo giusto 10, un minuto, questi sono i club dopo, questo un po' cercando il, questo è il video di weekend, provate a vedere come il maschile e il femminile vengono raccontati dentro un video di questo tipo, a che cosa serve, a che cosa servono le ragazze di dentro di potere. Potremmo anche sentircelo tutto, mi fermo proprio tra l'altro su questo fermo immagine, ne potete collezionare dentro questo video alcune decine, ci sono proprio la videocamera in questo video, nel momento in cui ci sono le ragazze protagoniste, si concentra costantemente nel primo piano su dettagli anatomici del corpo femminile che guarda caso o è il seno, o il sedere o il bacino, che sono chiaramente il dettaglio anatomico che genera eccitazione sessuale del maschio che guarda. Questo è un classico stile dell'iconografia della pornografia. La pornografia non ci racconta storie, relazioni, emozioni, vuole provocare eccitazione, quindi usa i corpi,
concentrandosi sui dettagli anatomici, non abbiamo la faccia, non vediamo le persone in relazione. Ed è interessante vedere che tutte le volte che invece ci sono i maschi dentro a questo video, i maschi hanno sempre il volto in primo piano, il potere della parola chiaramente perché sono rapper, ma se devono essere elementi decorativi, avete visto all'inizio ci sono anche dei maschi che non c'entrano niente con questa storia, non sono lì nella villa a fare un weekend, ecco, loro stanno facendo ginnastica, li vedi a tutto corpo e stanno allenando la loro potenza e la loro muscolarità. Ecco, questa personalmente penso proprio che sia una narrazione di maschile e femminile, dove alla fine se io dovessi dire a che cosa servono le ragazze dentro questo video, qual è il progetto che il maschile ha sul femminile che viene raccontato in questo video, e se guardate proprio anche la disparità numerica, cioè ogni volta che c'è un uomo inquadrato quante ragazze ci sono attorno, è chiaro, ognuno poi fa le proprie considerazioni e decide un po' che significati per lui sono importanti nella vita. Facendo il mio mestiere mi accorgo che le relazioni sono uno dei motivi per cui noi stiamo al mondo, le relazioni affettive sono davvero importanti e nelle relazioni affettive per far andare bene le cose le persone non sono oggetti, non sono pezzi di corpo che utilizzo nel modo in cui per me è meglio. Un video dove vedete quest'idea che l'immagine dell'altro è qualcosa di piacevole e la può sfruttare. It was fun, right?
dumb and stupid. All I did was take a picture and send it to my boyfriend. What's wrong with that? Five pictures. It was just between us. I wasn't starting something public. It's not my fault. As soon as you hit that button, it's out of our control. You can't undo and you can't go back. So, so like you can upload some more pics, like a video or something? I'm not in the mood. No, 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 seriously, like, are you like the grandma or the grandma? What are you talking about? Yeah, Idea, we've been checking them shots out. Everybody has. What shots? Oh, she doesn't know yet. Who else said we went to you? I know, just chill out, yeah? Chill out! They're up on my side! Over 200 hits, Si! Stop talking! What happened? What? I sent him to Jay. Why? I just wanted to. I wasn't thinking, Dee. Call him. Voicemail. I can't believe that you've told me. Hey, come on, please. Don't touch me. Hey, I didn't upload them. It's not my fault. So what have I done? What? Someone uploaded the photos to a group called Dirty D. Now they're out there, online, for anyone to see. Thousands of people have seen me. Every day I get texts asking me to do stuff. People won't leave me alone. People harassing me, telling me I'm dirt. Doesn't mean that you have to make the wrong one next time. Like,
right now. You can sit here talking to yourself all day like some freak, or you can go home, crash out, watch a movie, shut up. Because I don't know about you, but it's been a long night and it stinks in here. I'm serious. So am I. It smells like something died in here. You've got to always think before you send or share. Think about how it will affect others and yourself. Remember, pictures you take and send may become public and permanent, and the police may get involved. Curate con le immagini quelle parole nel mondo online. Quindi, se mettete la parola bambino, questo è quello che vi esce. Se mettete la parola bambina, questo è quello che vi esce. Se vedete su bambino o bambina, in realtà ci sono molte caratteristiche simili. Se mettete la parola ragazzo, guardate un po' che cosa esce, sono tutti volti. Se mettete la parola ragazza, guardate che cosa esce. Un modo completamente diverso di farvi vedere quale, come quell'immagine è accumulata. Se mettete la parola uomo, cominciate a vedere che si muovono un po'. Se mettete la parola donna, guardate che cosa esce. Allora, questa cosa qua, che è il puro risultato dell'uso statistico delle parole da molto forti, che sono un po' le stesse corresponsabilità che noi vediamo anche in un caso di femminicidio, di violenza di genere. Cioè c'è un primo livello dove effettivamente è la ragazza che produce il suo stesso problema e non lo fa per farsi del male, lo fa perché vuole davvero bene al suo ragazzo, vuole in qualche modo condividere con lui una delle cose più private che ha, l'immagine del suo corpo nudo. Però è chiaramente quella dentro un patto di fiducia che ancora non è stato verificato, tutto è andato troppo veloce. Il secondo livello di corresponsabilità è quello del suo ragazzo. Riceve un'immagine, lui non la vuole trasformare in una ragazza a immagine sessuale nel mondo web, vuole condividere quell'immagine col suo migliore amico per fargli vedere quanto è bella la sua ragazza. Chiaramente però rompe, spezza il patto di privatezza, di intimità e di fiducia con la sua ragazza e fa un errore clamoroso, quindi ha una corresponsabilità molto forte. Terzo livello, l'amico Jay che riceve l'immagine usa quell'immagine lì esattamente come se fosse una qualsiasi immagine, senza anima, senza una persona dietro, un po' come ci fa vedere la pornografia non ci fa vedere persone che hanno delle emozioni, ci fa vedere solo persone che hanno un'eccitazione, punto. E quell'uso lì dell'immagine di una persona come se fosse una cosa, un oggetto, come se dietro non ci fossero emozioni, sentimenti, significati, chiaramente fa diventare la ragazza esposta a una vulnerabilità, a una sofferenza, che è quella che viene raccontata dal video. Ecco, in questi tre livelli ognuno di noi ha un proprio spazio di potere d'azione e quindi una corresponsabilità nel prevenire un problema o nel costruirlo e nel generarlo, e ognuno di noi questa corresponsabilità deve imparare a prendersela, nessuno potrà insegnarvela, voi dovete sentire che fa parte proprio del vostro percorso di crescita e il tema non è solo proteggere se stessi ma proteggere le persone che abbiamo di fianco, è solo così che costruiamo di sicuro una società più civile, la cui civiltà non dipende dai politici che la governano, ma dalle persone che ogni minuto, ogni giorno fanno le scelte che vogliono fare. Grazie mille. Inventarsi un profilo e spacciarsi per magari un attore, un presentatore. Gli Scotti stesso un giorno, sentendolo parlare di questo problema, dice: io mi sono accorto che ci sono un sacco di Gli Scotti. E quando mi sono trovato a chiedere a questa persona, ma perché ti spacci per me? Vuoi sapere tu, cosa vuoi sapere da me?
si identifichi, per dire che ci dovrebbe essere una normativa che stabilisce veramente l'identità della persona, così questa persona che vuol fare del male agli altri viene subito rintracciata e quindi è perseguibile, perché la cosa più importante secondo me è rispettare gli altri. Quindi se io metto del materiale pericoloso faccio del male terribile, e quindi ecco che bisogna stare molto attenti. Si dice che le parole feriscono più del coltello, in questo caso le immagini sono devastanti. Una persona rischia poi, come è successo, di suicidarsi perché sono arrivate queste immagini e tutti hanno potuto vedere queste cose che sono ovviamente mortificano la persona e la fanno vergognare fino al punto di dire non ce la faccio più sostenere questo peso. Quindi qualsiasi cosa che fate, pensateci bene. Dottor Bellaio, in questi lunghi anni di carriera, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono emersi moltissimi casi di bullismo o di cyberbullismo. Una delle cose che ho sempre sottolineato ai miei ragazzi è che il silenzio uccide. Quindi nel caso in cui una persona si sentisse vessata o colpita da atteggiamenti non rispettosi, denunciare, parlarne è fondamentale. I ragazzi in questi casi hanno sempre lamentato la paura di parlarne in famiglia. Talvolta preferiscono scegliere la strada dell'educatore, dell'allenatore, della persona che comunque rappresenta una fiducia nei loro confronti. Ecco, io vorrei che dicesse loro due parole su questo, su quanto sia importante la condivisione. A volte un problema enorme si riduce poi a poco niente o comunque si risolve nel momento in cui si condivide. A noi è successo diverse volte e li abbiamo risolti anche con il supporto della polizia postale. Quindi volevo che approfondisse questo aspetto per i ragazzi presenti. Grazie. Sì, credo che questo sia proprio fondamentale, no? Cioè se uno si accorge che in realtà è il problema, no? Che cosa ci succede? Che siamo davvero in balia, come avete sentito la testimonianza del ragazzo, in balia di un'emozione, di oppressione, di fatica. Entrare a scuola deve essere per tutti un luogo in cui io mi sento al sicuro e protetto. Se la scuola non è un luogo che dà protezione in termini emotivi, bisogna assolutamente chiedere aiuto. Io credo che ci sono 3 livelli, 3 campi di copione. Uno è che la vittima deve proprio interrompere la sopraffazione che gli viene riversata contro, e lo può fare nell'alleanza con gli adulti ed eventualmente con altri compagni. Chiaramente il bullo deve cambiare il proprio copione. E la terza cosa è che però c'è tutto il gruppo intorno, cioè quasi sempre c'è un mondo che sta osservando quello che sta succedendo, e spesso quel mondo ha chiaro dentro di sé che quello che sta succedendo, come abbiamo visto nella prima scena, non piace a nessuno, e quella è la zona più potente, perché il gruppo è fatto da tante persone, il gruppo può cambiare il corso degli eventi. Quindi magari anche chiedendo di nuovo aiuto o alleanza con un adulto, spiegando che cosa sta succedendo a un compagno o una compagna, perché è necessario fare un intervento che blocca, che limita, che ridefinisce quello che sta succedendo. Devo aggiungere anche un'altra cosa che è fondamentale a chi, per esempio nel cyberbullismo, spesso noi facciamo delle stupidaggini con gli altri, non tanto perché vogliamo essere i bulli, quelli che cronicamente fanno del male a qualcuno, ma è proprio perché in un momento facciamo uno scherzone, in un momento di leggerezza, facciamo succedere delle cose che non solo hanno delle conseguenze gravi per la vittima, ma hanno delle conseguenze terribili per il bullo. Vi voglio leggere la testimonianza, questa è stata pubblicata sul Corriere, una ragazza di 15 anni, le cose a lei sono andate in questo modo. In una mattina come questa di scuola c'è quella mezz'ora in cui magari eravate qua e ancora non stavamo cominciando il lavoro. Lei esce, prende il suo cellulare con l'ora buca e fa 2 interviste, di cui una la fa a una compagna che ha un ritardo mentale, ed è un'intervista proprio un po' stupida, 5 domande,
quella compagna con cui lei non è mai stata nulla, ok? Era un periodo, lei diceva, a casa sua parecchi problemi, i genitori si stavano separando, lei quella mattina si stava annoiando e ha fatto, direi, forse una delle poche scemenze della sua carriera scolastica, perché era proprio una mai segnalata da nessuna parte. Quando gira quel video di 3 minuti, lei lo pubblica, lo carica e quel video diventa visibile e disponibile. Un giornalista del giornale online locale riconosce la ragazza intervistata, dice, è della mia città, quindi riconosce la scuola e a lui interessa fare lo scoop. Quindi in un'ora quel video diventa il titolo di punta del giornale locale, dove si dice grave caso di cyberbullismo nella scuola XY di Varese, per esempio, prese in giro una ragazza disabile da una culla. Nel giro di 6 ore quella notizia finisce su tutti i quotidiani online nazionale, Corriere Repubblica, e il giorno dopo quella ragazza e quella scuola sono su tutti i quotidiani nazionali cartacei, con l'arrivo poi delle troupe, dei vari programmi televisivi della scuola del disastro, la stessa identica situazione. Mi ci sono trovato coinvolto proprio perché eravamo lì a fare un intervento. È successo a una scuola di Cagliari 4 mesi fa, una cosa che in realtà poi poteva essere davvero risolta, no? Come dice la prof, si prendono le persone, si parla e si gestisce la situazione, diventa un caso nazionale che finisce su tutti i giornali. Alla ragazza le è cambiata la vita, quei 3 minuti in 48. Qua vi faccio sentire proprio la vittimizzazione del bullo. Il meccanismo non fa male solo alla vittima, spesso congela davvero il bullo in un profilo criminale, perché è soggetto di reato, perseguita penalmente, sospesa dalla scuola. In 3 giorni la sua vita cambia, e quindi lei scrive questa al Corriere della Sera, fonte proprio, il Corriere della Sera pubblica questa sua lettera. Ho 15 anni, sì, sono una ragazza che tutti voi state dipingendo come un mostro. Le persone che mi conoscono sanno che non sono una ragazza violenta, anzi io sono dell'idea che le parole dette in una certa maniera possano fare più male di uno schiaffo. Purtroppo, e risottolineo purtroppo, sto attraversando un brutto periodo e a volte, presi dalla rabbia e dal nervoso, si fanno cose che non si vorrebbero fare. A volte si agisce d'impulso senza pensare a quello che si sta facendo. Io ho sbagliato sicuramente, non dovevo fare quello che ho fatto, ma come ho già detto prima, a volte si agisce d'impulso. Io credo che ogni essere umano possa sbagliare, altrimenti non verrebbe definito umano, ma credo anche che chiunque si meriti una seconda possibilità. È giusto pagare per i propri errori, anche se sono davvero dispiaciuta per quello che è successo. Anzi, dispiaciuta non è la parola adatta, la parola esatta è pentita. Sono molto pentita per ciò che ho fatto, tornassi indietro non lo rifarei mai. State parlando di bullismo, io non sono una bulla, mi state facendo passare per quella che non sono. Mi sento uno schifo, anche se so che per la maggior parte di voi è giusto così. Quello che sto passando io è sovrumano, è più di quanto ognuno di voi si possa immaginare. Mi state giudicando tutti, ma mi state giudicando per quello che non sono. Non sono né una bulla né una ragazza a cui piace fare del male alle altre persone. Ho sbagliato, lo so, e chiedo scusa. Non chiedo la vostra comprensione, ma ci tenevo a farvi sapere che nonostante io abbia sbagliato, mi state facendo passare e sentire come una ragazza che ha ucciso. Ognuno merita una seconda opportunità, a maggior ragione se si è capito l'errore commesso. E devo dire che io nel mio lavoro mi sono trovato in più occasioni davvero ad accompagnare ragazzi e ragazze che con un click, una foto, un'immagine si sono trovati dentro a una roba enorme, e in realtà non erano bulli, erano stati semplicemente superficiali. Parte del mio lavoro è proprio dirvi che nell'online la velocità con cui si possono fare le cose sconnette proprio la parte cognitiva che ci permette di pensare alle conseguenze di quello che stiamo facendo, e invece deve essere sempre lì sul pezzo. Io per primo so che nella mia vita ho mandato 2 mail in 2 occasioni diverse, che un secondo dopo che ho dato invio
mi sono messo le mani in testa e ho detto ho fatto un casino e avevo fatto un casino. Mi bastava un secondo in più per non fare quella mossa e invece l'ho fatta ed è stato molto faticoso, ecco, gestire tutto quello che è successo dopo. Se capita a me, che lavoro proprio un po' sul preservare, presidiare tanto i processi mentali e non fare danni, provate a pensare come può essere facile, no? Che a mio figlio che ha 16 anni, a mia figlia che ha 13 anni, quella roba lì possa succedere. La cosa che scopro è che le conseguenze sono tremende, non solo per il bullo, ma anche per il bullo, ed ecco che allora la parola chiave, di nuovo, è corresponsabilità. Se voi vedete l'immagine che non è vostra, ma di una vostra compagna presa in giro, la prima cosa da fare lì dentro è dire questa roba non va bene, punto, quello deve essere il vostro messaggio. Non aggiungere un ennesimo commento che va nel filone di quelli che la stanno prendendo in giro tanto uno scherzo. Qualcuno deve fermare quella situazione. Se non c'è la corresponsabilità, altrimenti il filone diventa proprio questa cosa qua. Io sento proprio il dolore di una quindicenne che in due minuti annulla 15 anni di percorso di vita e si trova sui giornali di tutta Italia raccontata come un mostro. E lo dice, no, ma io non ho ucciso nessuno, ma io non avevo mai fatto niente di male prima di oggi. Pure questo, perdete proprio il controllo di voi, perché gli altri fanno delle azioni, di un'azione, di un'ima, scrivono quello che vogliono. Vediamo chi ha una domanda. Abbiamo 3 minuti. Prego. E poi vi avvicino. Volevo solo sapere se esiste anche un ambiente in cui il bullo trova il suo terreno fertile, un ambiente familiare, un ambiente scolastico, eccetera. Allora, in generale il bullo può agire bene quando può prendersi il potere discrezionale per far male agli altri, quindi vuol dire che se lui diventa il potente lì dentro, in qualche modo dovrebbe gestire il potere di servizio, non riesce a lavorare bene sulla propria dimensione di autorevolezza e autorità. Quindi effettivamente il bullo quando agisce, guardate anche prima, no? Se c'è buio è un po' più facile magari entrare nel copione che banalizza tutto o che rovina tutto, se c'è buio, perché nessuno è lì, e quindi io nel buio, no? Se io sento di avere un potere e ho chiaro che cosa vorrei far succedere con la mattina di oggi, quel potere lì me lo prendo anche se è buio e interrompo il film, perché è troppo importante farmi sentire che il mio ruolo non è un ruolo di potenza, è un ruolo di servizio e di competenza. Allora, il bullo effettivamente agisce laddove si può prendere il potere e si prende un potere che fa male invece che un potere di servizio. Mi sento anche di dire che più il gruppo classe è un gruppo che ha competenze emotive, competenze relazionali, è un gruppo dove si è proprio imparato a mettere in cerchio il senso e il significato di quello che è, non uno per uno, ma che siamo tutti insieme. Se c'è un vero gruppo classe, il bullismo in realtà non attecchisce, perché il bullo viene in qualche modo proprio anche già avarà, gli dicono ma cosa ti credi di fare, ma chi ti credi di essere, e questo non glielo dice la vittima, glielo dicono gli altri, e quindi non ha più senso, perché quel potere non glielo dà nessuno.